Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trevi Meteo. Diamo insieme uno sguardo alla situazione prevista. Infatti è vicina una rottura dell'estate da lunedì. Rovesci e temporali anche forti interesseranno soprattutto il centro-sud, l'Appennino e le zone adriatiche. Poco interessato il basso Tirreno, quasi nulla in Sardegna. Invece migliora al nord, specialmente al nord-ovest, dove nel complesso pioverà davvero poco. Un po' di fenomeni in esaurimento ancora sulle Alpi di confine lombarde, Alto Tesine e poi al nord-est. E da martedì cosa accadrà? Lo vediamo nella grafica, perché questo vortice scavatosi sull'Adriatico dovrebbe portarsi a sud, quindi rinnovando questa marcata instabilità che vedete per almeno un paio di giorni, con rovesci temporali frequenti sparsi anche al centro, ma soprattutto, come notate, sui versanti adriatici. Più asciutto e soleggiato, come vi dicevo, al nord, poche nubi di passaggio, qualche pioggia ancora è possibile sull'Emilia Romagna. In tutto questo le temperature sono in calo chiaramente al centro, soprattutto al sud sul versante adriatico, con accompagnato a questo anche un rinforzo della ventilazione. Evoluzione comunque incerta, da monitorare insieme sia sul nostro sito trevimeteo.com che sull'app per smartphone e tablet.